Buongiorno ragazzi, io sono Michela, benvenuti sul mio canale e questo è il mio nuovo video. Allora, oggi è il 14 d'agosto, quindi siamo alla vigilia di Ferragosto, è una giornata sicuramente un po' atipica perché fuori non splende il sole, ma almeno qui a Genova acqua e ancora acqua. Ebbene, infatti ho tenuto la finestra aperta, sicuramente sentirete lo scrosciare della pioggia. Comunque, oggi ho deciso di portarvi una delle mie ultime letture. Lettura che giudico molto interessante. Si tratta di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, storia vera di Ayatollah Akbari. È un libro che consiglio proprio per questa stagione estiva, perché come potete vedere nella sua consistenza non è estremamente corposo a livello di pagine, quindi è una lettura agevole, però non è una lettura frivola, sciocca, anzi è una lettura importante. Direi che non c'è aggettivo più calzante di questo, perché è la storia vera di un bambino che all'età di all'incirca 8 anni migra lasciando l'Afghanistan e dopo una serie di tappe giungerà finalmente in Italia, dove una comunità si occuperà di lui. Dicevo, questo è un libro che mi ha interessato sin dalla sua uscita. Dovrebbe essere uscito, se non ricordo male, nel 2010. Io ho scoperto di questo libro grazie alla presentazione che mi ha fatto appunto il giornalista Fabio Geda, che ha stilato appunto la storia di Ayatollah Akbari, e appunto accompagnato dal protagonista stesso, da Fazio hanno presentato questo libro. La presentazione appunto l'ho ascoltata con entusiasmo e devo dire che la lettura non è stata all'altezza delle mie aspettative, ecco. Una delle caratteristiche di questo libro è sicuramente che va oltre ogni tipo di sentimentalismo, cioè è una lettura molto cruda, molto asciutta nella verità che vuole raccontare. Infatti procedono con una precisione quasi cronachistica, appunto non si abbandonano ad alcun lirismo, alcune considerazioni, a nessuna considerazione superflua, e la sensazione che ho avuto io leggendo questo libro è stata in alcuni tratti: oddio, ma non sto leggendo una storia vera, sono cose assurde, quasi surreali, perché nel leggere questo resoconto ci sono alcuni passaggi che il povero Ayatollah, giovanissimo, si trova ad affrontare, che sembrano veramente tratti da un romanzo, una storia d'avventura, eppure è la realtà che molte persone nella sua stessa condizione di profughi devono affrontare. È una storia che parte da un atto d'amore, quello della madre, che decide di lasciare all'avventura un figlio per salvarlo da un destino che altrimenti sarebbe stato segnato. Quindi lo conduce verso l'ignoto, verso un qualcosa da cui nemmeno lei sa che cosa si potrebbe aspettare, eppure preferisce piuttosto che alla rassegnazione di un epilogo che ben conosce e che presuppone essere sicuramente amaro. Quindi quella di Ayatollah è veramente un'odissea che parte dall'Afghanistan per poi arrivare in Iran, per poi arrivare in Turchia, per poi arrivare in Grecia e infine ad approdare in Italia. È una storia fatta di rimpatri, perché per passare determinati confini la situazione non è facile. Il bambino, perché lo stesso Ayatollah non sa con precisione quanti anni ha, si ipotizza avere 8 anni e termina il suo viaggio più o meno all'età di 22. Questo bambino che deve affrontare uno svezzamento precoce, che non si riduce soltanto dall'allontanamento della madre, ma si riduce da
la presa di consapevolezza che per sopravvivere deve darsi da fare, deve lavorare, farà dei lavori anche molto duri, ma a toccarmi sono state le condizioni in cui i trafficanti di uomini conducono questi disperati, ahimè, non c'è aggettivo più consono, sono pronti a sopportare. Devono viaggiare nascosti nei camion, devono scalare le montagne, devono solcare il mare con un gommone. Sono veramente situazioni che definire precarie è veramente riduttivo, sono proprio sulla soglia della disperazione. E quello che mi piace di questo libro è la lucidità con cui vengono raccontate. Una lucidità che non è sinonimo di freddezza, ma è cerca di arrivare all'essenza, alla sostanza del racconto, che è riportare esattamente ciò che Emiatollah ha vissuto. Quindi è una storia che consiglio anche a fronte delle tematiche dei nostri giorni, cioè la questione dei migranti. Questo non è un libro che ha l'ambizione di porsi dal punto di vista etico sulla questione, è un libro che ha il merito di fare una rassegna, anzi, più che fare una rassegna, ha il merito di proporsi nella verità della storia che vuole narrare. E la sua lettura è necessaria, tanto quanto l'informazione che si può leggere nei giornali per farci un'idea completa, anzi, per aiutarci a costruire per noi stessi un'opinione in merito alla questione dei migranti. È interessante capire cosa significa spostarsi da un paese all'altro in certe circostanze per certe persone. E un'altra riflessione a cui mi ha condotto questo libro è sicuramente la fortuna di nascere in un posto piuttosto che in un altro. Forse noi non ce ne rendiamo conto, perché per noi occidentali certe cose sono soltanto il sottofondo ormai quotidiano della nostra vita pressoché serena, ma ci sono dei luoghi dove vivere è veramente un qualcosa di molto precario, e il riscatto per una vita migliore non è A, affatto scontato, B, è un vero e proprio percorso a ostacoli che le persone si trovano ad affrontare quasi inconsciamente, fa parte della realtà della loro sopravvivenza, che vivono con la stessa consapevolezza con cui noi andiamo a fare la spesa. La soglia del pericolo sfuma nelle difficoltà che diventano, ahimè, routine. Quindi secondo me questo è un libro che va letto, perché è una testimonianza importante, un libro che nella sua lucidità, e qui mi ripeto, si legge piacevolmente. Quindi io ve lo consiglio e niente, vi auguro un buon Ferragosto. Un abbraccio.